sua presenza qui, onorevole, è molto importante, quindi l'appoggio del PRI a Tommaso Dragotto. L'appoggiamo perché, come dice lo slogan Impresa Palermo, governare Palermo sarà un'impresa e qui meglio di un imprenditore può affrontare questo problema. Lei come PRI un po' ha criticato gli altri 10 candidati, ha detto io per la prima volta non andrei a votare, rimane di questa idea? No, per la verità ho detto non andrei a votare se dovessi votare Leolo Orlando, che è uno che conosco perché è il presidente della commissione errore sanitario di cui io faccio parte. Poi non sono d'accordo politicamente sulla formula Grande Sud, ma questo lo sa benissimo il mio amico Amici, che men che meno pensare di andare a votare con Sel. Perché secondo lei il progetto di Dragotto è valido? È valido perché è un imprenditore, arriva dalla cosiddetta società civile, che a me non è che mi entusiasmi molto per la verità, ma quando c'è il deserto che c'è stato in questi anni a Palermo, io ero venuto qua anche nel periodo in cui si votava per Cammarata, quando si trova questo deserto, trovare un imprenditore che ha un rischio enorme, cioè non è il segretario di un partito, non è il candidato di Berlusconi, di Schifani, di Alfano o di Bersani, è un candidato che si affida all'apprezzamento che i suoi cittadini, i suoi concittadini possono avere nei suoi confronti. Quindi già questo gli fa molto onore.